La Menzana batte Trapani e conquista la salvezza matematica, una puntata speciale di Basket Forum proprio per parlare di questo e con anche un ospite d'eccezione, vale a dire il coach biancoverde Giulio Griccioli. Buonasera e benvenuti alla trasmissione che parla di basket a 360 gradi, ovviamente questo è l'argomento principale di questa sera, ma parleremo poi anche di tutto il basket senese, parleremo di Virtus, parleremo di Costone, di Asciano e avremo come sempre le nostre rubriche. Avete già visto nell'inquadratura larga il coach Giulio Griccioli che è qui questa sera con noi, vado subito a salutarlo, buonasera Giulio. Ciao Matteo e ciao a tutti i telespettatori. Ovviamente non è da solo il coach della Menzana perché con noi c'è Tommaso Mandriani, nostro collaboratore, buonasera Tommaso. Buonasera Matteo, buonasera Giulio, buonasera a tutti i telespettatori. Quindi la consueta rubrica di Tommaso sul prossimo avversario questa sera non ci sarà perché Tommaso appunto è qui con noi, ma sarà un modo per fare una sorta di terzo grado al coach Giulio Griccioli che lo vedo già preoccupato. Sei pronto? Sono tra due fuochi. No, tranquillo che saremo buoni. So rispondere poi. Certo, soprattutto vogliamo come sempre iniziare la nostra trasmissione come di consueto, visto che si parte sempre con una presentazione degli ospiti, anche se insomma nel tuo caso non c'è bisogno di presentazioni, invece noi vorremmo ripercorrere un po' qualcosa che riguarda la tua carriera di allenatore, partendo ovviamente dall'esperienza importante che hai avuto con le giovanili della Menzana. Una breve storia per iniziare. Ma io comincio presto a allenare, poi alla Virtus dove ho fatto il settore giovanile, poi mi trasferisco dopo un anno di Asciano in C2 e mi trasferisco alla Menzana. All'inizio, come è normale che fosse successo, insomma così un po' come tappabuchi della situazione, poi piano piano sempre avuto più responsabilità, sono sempre stato con Simone Pianigiani come assistente, poi li sono subentrato come responsabile del settore giovanile che ai tempi era uno dei più importanti d'Italia e comunque importante in Europa, e partecipando sempre allo staff della prima squadra, lavorando sempre in maniera a contatto e dando una mano per qualsiasi cosa, e poi ho deciso di comune accordo col club una stagione di prendere e provare a fare l'allenatore professionista lontano da casa. Sono stato 2 anni a Scafati, bellissimi, poi a Casale Monferrato, poi l'occasione della Serie A1 a Capo d'Orlando, una stagione, la prima, molto bella, importante, con 1000 problemi ma con una salvezza raggiunta a 6 giornate dalla fine e qualche speranza anche alla fine di poter fare playoff. E l'anno scorso una stagione un po' sfigatella come questa da un punto di vista di infortuni, con la differenza che a un certo punto si è scelto di avvicendare la guida tecnica e quindi mi sono ritrovato a Siena un po' prima del previsto. Quest'anno la Menzana. Quest'anno il ritorno a casa. È proprio questa una delle curiosità che avevamo. Qual è, anche se insomma a inizio stagione hai avuto modo di dirlo, però vorremmo ritornare un po' su questo. Qual è il significato di questo ritorno a casa per te? Ma è tanto una presa di responsabilità per me importante, ora che la stagione è quasi finita, anche se non come lo era nei miei disegni iniziali, sicuramente è una stagione che ci ha dato delle soddisfazioni. È una presa di responsabilità non solo per la Menzana, che comunque mi ha dato la possibilità di fare di una grandissima passione un lavoro, per prima cosa. Ma anche per la città, perché onestamente venendola dal di fuori e poi avendoci vissuto una parte dell'inverno scorso, ho percepito tanti segnali negativi sinceramente, e nel momento in cui sono stato contattato anche molto presto rispetto poi quando è venuta fuori la mia investitura ufficiale, uno dei motivi che non mi ha fatto pensare è quello per il quale molti dei miei amici mi hanno detto: ma chi te lo fa fare? Cioè, alla fine rimettersi in gioco in una situazione molto difficile,
non solo da un punto di vista societario ma anche cittadino, per me che comunque avevo preso il via con una carriera di un livello onestamente diverso da quello della mezzana attuale. Però ecco, l'ho sentito oltre come un grande stimolo, perché nel nostro mestiere le cose si fanno poco per soldi ma tanto per gli stimoli che te ricevi. Questo per me era uno stimolo importante, l'ho sentito anche un po' come un dovere mio personale. Irrinunciabile in quel momento. Difficilmente rinunciabile, insieme a tanti altri fattori, quali io ho una famiglia con due splendidi bambini e una moglie fantastica che vivono costantemente a Siena mentre io vivo da un'altra parte. Che non erano abituati ad averti con te. Neanche io essere con loro, cioè, se è per questo. No, anche questo ha influito comunque sia nella scelta di accettare questo compito, che si prefigurava nel momento in cui io ho detto di sì, quantomeno nebuloso. Poi qualcuno mi diceva ingrato, in realtà ci sono state grandissime soddisfazioni, certo, e tantissima fatica, però grandissime, certo, soddisfazioni. Ecco, facciamo un passo in avanti e coinvolgiamo anche il nostro Tommaso, perché insieme a me, insieme a Sandro Bonelli, abbiamo vissuto e stiamo vivendo tutte le varie partite, perché ovviamente Siena TV, essendo la TV ufficiale della Mezzana, segue tutte le radiocronache sia interne che esterne. Quindi il passo in avanti lo facciamo con Tommaso, perché arriviamo un po' all'attualità, quindi questa salvezza ottenuta, e questo è un po' il motivo appunto della presenza del coach qui stasera. Sì, ne parlavamo già da un po' di tempo, mancava diciamo poco a raggiungere quello che, ora poi magari ce lo confermerà anche Giulio direttamente, fin dall'inizio era un po' considerato come diciamo l'obiettivo reale di questa squadra, cioè il fatto di consolidarsi in questa serie A2 dopo esservi tornata, dopo tutte le problematiche avute, dopodiché il resto era, si può dire, tutto riguadagnato. C'è stato quell'inizio di campionato sparato da parte di Siena, che ha conquistato forse anche più vittorie di quante si sarebbero potute prevedere, inizialmente grazie anche sicuramente al grande carattere mostrato dalla squadra in campo, grazie all'apporto di un grande Cappelletti, che poi dopo ne abbiamo sentito la mancanza. È una squadra che poi si è ritrovata nel corso del tempo, viste anche tutte le problematiche di cui abbiamo sempre parlato a livello di infortuni e della possibilità di anche di allenarsi anche semplicemente in 10 e quindi preparare al meglio le partite, ha vissuto anche una parte di campionato un po' in flessione, con le ultime 5 sconfitte prima della vittoria contro Trapani, che è stata diciamo un po' liberatoria da questo, certo, da questo punto di vista. Quindi Siena adesso c'entra la salvezza, una salvezza che poi, non lo so, magari una volta che ci siamo un po' tolti di dosso alcune brutte preoccupazioni, poi vediamo cosa riserverà questo immediato futuro nelle prossime 3 partite. Il calendario è complesso, ci sono molte squadre che condividono l'ottava posizione con Siena, sicuramente le altre hanno un calendario sulla carta più facile di quello della Mezzana, ma abbiamo visto più volte che in questo campionato di partite scontate non ce ne sono. Abbiamo visto squadre occupare gli ultimi posti della classifica, andare a dare del filo da torcere alle prime della classe. Comunque sia, insomma, magari ora liberi da queste preoccupazioni, come hanno avuto modo di dire i protagonisti, che, certo, hanno parlato più volte del fatto che adesso inizia il divertimento, vediamo cosa ci riserverà il futuro. Ecco, ci ha dato alcuni input Tommaso, allora io vorrei ripartire un attimo dalla squadra, visto che ha nominato e ha parlato un po' del percorso che avete fatto. Partiamo da come è stata costruita questa squadra, da questi ragazzi nuovi che sono arrivati, parlaci un po' di questo gruppo. Ma noi nel momento in cui siamo stati, e noi parlo io, Lorenzo, Marroganti, Matteo Mecacci, siamo stati investiti dell'idea di intanto comporre il roster, abbiamo per prima cosa giostrato su due principi. Il primo era quello che io non mi sarei voluto ritrovare la stagione successiva
nelle stesse condizioni nelle quali mi sono trovato ad agosto, certo. Cioè senza giocatori. Perché non erano stati fatti in precedenza dei contratti pluriennali e quello che era stato sostanzialmente fatto era un contratto fuori portata purtroppo per la Mezzana, per cui la prima cosa è stata trovare dei giocatori giovani che avessero non potessero avere affidabilità ma che avessero le motivazioni per emergere e che ci dessero la possibilità di investire su di loro per un periodo più lungo di un anno. E così abbiamo individuato in Alessandro Cappelletti, in Vildera e in Pichi, in parte perché poi Pichi è una scommessa ancora più grossa perché lui neanche si era mai avvicinato, non dico alla A2 ma proprio a un giocato vero e proprio nonostante i suoi 20 anni, e a loro si aggiungevano Bucarelli e Masciarelli e quindi avevamo una struttura di base di una panchina che ci permetteva di giocare e sul loro miglioramento all'interno di un gruppo e poi dovevamo stabilizzare nel quintetto base. Questo penso che da questo punto di vista la nostra stagione purtroppo è in gran parte fallimentare, nel senso che avevamo indovinato le scelte e stavamo lavorando bene. Il problema è che due dei perni di questo nostro disegno si sono fermati, uno a novembre e uno alla fine di gennaio, certo. Per cui un duro colpo per quello che era uno degli obiettivi, dei grandi obiettivi di questa stagione, cioè dare non solo una, diciamo sì, un futuro, certo. Ma valutare anche nella possibilità di avere Cappelletti e Bucarelli, perché no, in quintetto base nella prossima Mezzana. Questo era il mio obiettivo, certo. E il nostro obiettivo tecnico, che purtroppo adesso non è più percorribile, perlomeno nei termini nei quali... Beh, sicuramente non c'è stato questo periodo che sarebbe stato importante per loro per arrivare a questo percorso. Sicuramente, un ragazzo ha fatto 2 mesi e mezzo di campionato, l'altro tra la sosta per la nazionale una cosa e l'altra e i riposi dopo ha fatto poco di più, quindi si parla di 2 ragazzi molto giovani, uno comunque ha 22 anni, l'altro invece ne ha compiuti 18. Per cui era un rischio grosso che abbiamo corso insieme però a altre invece scommesse che a margine sono state secondo me vinte, cioè Vildera alla fine finisce questa stagione con un ruolo in questo campionato ancora migliorabile, un ruolo non intendo guardia ala, certo, o centro, certo. Un ruolo di giocatore di pallacanestro che non aveva quando è arrivata a Siena, indubbiamente Pichi è abbastanza cresciuto e Masciarelli negli step che lui aveva di lavoro, perché ha la stessa età di Bucarelli ma ne dimostra molti di meno, non perché Bucarelli ne dimostri molti di più ma perché lui ne dimostra qualcuno di meno a livello di maturità, certo, intendo, si fa anche delle battute, certo, però diciamo che adesso piano piano sta cominciando a capire quello che serve per poter intraprendere la strada del giocatore di pallacanestro, cosa che per gran parte della stagione, diciamo così, non era nella sua testa ben chiaro. Ecco. Certo. Quindi questo è stato l'input, insieme a loro abbiamo messo dei giocatori di italiani di buona esperienza del campionato, anche lì scommettendo perché Tavernari veniva dalla rottura del malleolo, quindi un giocatore infortunato. Flamini, quando noi l'abbiamo preso, in molti penso abbiano pensato che io ero un pazzo e che con una squadra fatta dove i 4 lunghi erano un americano e veniva dalla terza lega francese, uno che giocava a 4 minuti di media a partita in A2, uno che non giocava in Serie B e Flamini, noi saremmo andati da poche parti. La realtà dei fatti è che la storia dei giocatori non dice tutto dei giocatori, prima, certo, cosa, certo. Poi un giocatore deve anche trovarsi bene, avere la fiducia dell'allenatore, e io credevo che Flamini potesse essere il giocatore che mi avrebbe aiutato
quantomeno avrebbe capito quello che dicevo, certo, ecco, perché certo. Poi alla fine, ecco, questo è. Io volevo chiederti questo, anche questo è un qualcosa che hai detto a inizio stagione, tu hai dichiarato che la Menzana di quest'anno deve farsi conoscere e riconoscere con lo spirito Menzana. Ora noi lo conosciamo, però vogliamo spiegare questo, il significato di questa frase. Allora, qual è lo spirito? Lo spirito Menzana. Lo spirito Menzana, innanzitutto, noi da un punto di vista etico e di lavoro, per chi ha avuto la bontà o chi avesse la bontà di venirci a seguire, siamo, credo, una spanna al di sopra di tante altre squadre della nostra Lega. Questo non per presunzione personale, ma proprio perché cerchiamo di fare le cose così come le farebbe una squadra che partecipa a un campionato di livello più alto o fa l'Eurolega. Noi dobbiamo incarnare quello che è, un po' come tutte le squadre sinceramente, ma qua a Siena in particolare bisogna entrare in contatto con quello che è il tessuto sociale cittadino. Noi onestamente quest'anno non è che abbiamo avuto molto modo rispetto al passato, e mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio, la città sotto tanti punti di vista si è molto spenta, certo. Però allo stesso tempo noi incarniamo qualcosa che deve dare agli altri una speranza, un riscatto, un modo di venire a vedere che qualcuno, e a noi poi per incarnare ancora di più questo spirito ce ne sono capitate di tutte, così almeno nel massimo della difficoltà vedevano che c'era qualcuno e comunque ci provava, certo. E questo secondo me è molto importante, ma quello che per me è stile Menzana è anche altro, e chiaramente lì la squadra è solo in parte un biglietto da visita. Io l'ho detto più volte che il fatto che la squadra possa vincere o perdere in questo momento, secondo me, non deve essere la discriminante tra l'avere una persona in più o in meno al palazzetto. So che è difficile, so che veniamo da anni difficili, secondo me noi possiamo ancora far meglio su tante altre cose, su tanti altri aspetti del vissuto di un club che non può più andare solo sulle ali dell'entusiasmo di una squadra che trascina. Quest'anno, devo essere sincero, non siamo stati forse seguitissimi come io speravo che lo fosse, però chi è venuto ha fatto da trascinatore, ha visto anche onestamente una squadra e ha capito un momento di difficoltà sia della squadra che del club, che poi sono la stessa cosa. Non possiamo pensare che una squadra sia avulsa dal contesto, certo, nel quale vive, per cui in questo la gente è venuta a vederci, ci ha sempre dato una mano, ci ha sempre sostenuto, ha sempre sofferto con noi, quando non ci ha capito, onestamente ha avuto anche ragione in qualche caso, in qualche altro probabilmente non ha rivisto bene, non ha ben valutato quello che era il materiale che in quel momento stava giocando, anche perché tante delle cose che ci sono capitate onestamente noi non le abbiamo fatte uscire, perché, certo, perché non è che possiamo fare una stagione dove la notizia più battuta è, lo è stato già quasi così, figuriamoci se le dicevamo tutte, la notizia più battuta è l'infortunio a Tizio Accaio, che Tizio Accaio non si sono allenati, quindi voglio dire, questo è, mi sento di dire, di aver dato una risposta abbastanza completa alla tua, certo, domanda. Certo, allora prima ne ho molte altre, no? Io sono a disposizione. Allora sentiamo intanto se ne ha una Tommaso, visto che anche lui, ripeto, ci sta seguendo e ci sta dando una grossa mano quest'anno, prima di passare anche a vedere insieme la classifica e i risultati dell'ultimo turno. Ma sicuramente anch'io sono un grande sostenitore dell'idea, come giustamente ha detto Giulio, dello sport come metafora della vita, cioè anche se magari può sembrare un qualcosa di meno importante, fra virgolette, però allo stesso tempo dici bene quando dici che almeno in quelle due ore in cui vai al palazzetto vi sarebbe piaciuto, vi è piaciuto quando l'avete fatto, dare comunque sia la possibilità al senese che oggi vive
da tanti punti di vista non il suo miglior momento, un'occasione di riscatto, diciamo, no? Vedere i giocatori lottare sul campo sicuramente è un messaggio importante. Hai parlato giustamente in fase di costruzione della squadra, dello zoccolo costituito dai giovani. Io volevo ricordare, per esempio, mi veniva in mente la partita di Bildera a Casale, quando fece 21 punti in assenza di Mike Myers, e dimostrò lì sì veramente di aver finalmente un ruolo in questa Serie A2, e magari forse chissà in futuro anche qualcos'altro. Di Cappelletti abbiamo visto tutti cosa è stato capace di dare, specie negli ultimi quarti delle prime partite, quando entrava in campo e dava probabilmente anche quella marcia in più, no? Anche da un punto di vista dell'atteggiamento. Abbiamo visto anche Masciarelli in quintetto durante una partita, quindi questa vostra opera di costruzione di un gruppo solido di giovani italiani su cui basarsi anche per i prossimi anni era abbastanza evidente, anche se poi siete stati sfortunati nel portarla avanti. Io invece volevo parlare della scelta invece dei due americani, che comunque sia, a mio avviso, anche se con fasi alterne, anche quella ha premiato, perché Katie Harrell si è dimostrato un giocatore veramente formidabile da un punto di vista soprattutto offensivo. Mike Myers ha dimostrato i suoi problemi di adattamento e di inesperienza, però nel complesso ha sempre dato il suo grande apporto. Parlando invece di Harrell, appunto, dicevo, com'è che te il coaching staff, perché poi sappiamo che è un lavoro anche di gruppo. Occhio, Tommaso sa tutto sugli americani. Chiaro, no, vabbè. Allora, parlo della carriera italiana di Katie Harrell. Dopo le prime partite in cui Harrell si è reso protagonista di vere e proprie esplosioni da un punto di vista realizzativo, le altre squadre hanno iniziato un po' a mettere gli occhi addosso e si è visto come le partite venissero preparate proprio principalmente contro Harrell, considerato la principale minaccia offensiva di Siena. Quindi ti volevo chiedere come avete lavorato su queste maggiori attenzioni. Non so, mi riferisco a una difesa più aggressiva in uscita anche del difensore e del bloccante, oppure veri e propri raddoppi che hanno messo Harrell nella condizione di doversi inventare qualcosa. Allora, guarda, sì, questo è in parte risponde al vero. Chiaramente una squadra si chiama tale perché deve essere in grado di lavorare in modo tale che tutti i giocatori siano pericolosi. In che modo? Chiaramente ci sono dei giocatori che hanno la capacità e la maggiore pericolosità che attira su di loro maggiore attenzione. Nei nostri momenti, diciamo così, buoni, noi siamo riusciti a trovare pericolosità anche dagli altri giocatori, nonostante il fatto che, per esempio, Tavernari abbia, come noi un po' avevamo previsto, diciamo abbia stentato molto all'inizio. Infatti i nostri problemi più grossi sono venuti dopo l'infortunio di Cappelletti, che sarebbe stato probabilmente maggiormente o meglio assorbito se proprio Jonathan avesse già raggiunto in quel momento uno stato di forma accettabile. Noi invece l'abbiamo pagato anche più del dovuto, al di là del fatto che poi si è prolungato per un mese e mezzo prima che arrivasse Mascolo, e con questo bisogna essere onesti, non era in uno stato di forma accettabile. Insieme al calo di qualcun altro lì abbiamo pagato, perché poi chiaramente ogni giocatore ha le sue caratteristiche e non riuscendo a tirar fuori qualcosa da KT quando era raddoppiato, gli altri o rinunciavano a un tiro o se lo prendevano con un attimo di ritardo o lo sbagliavano semplicemente, e lì abbiamo sinceramente faticato. Ma è stato un periodo importante perché ci ha dato, rispetto alla prima parte di stagione, un ulteriore scatto per lavorare su un altro aspetto del nostro gioco, che era la difesa. Tanto è vero che poi nel momento in cui noi abbiamo messo dentro Bruno, Mascolo, e dopo un paio di partite siamo partiti con quell'altra sfilata di partite vinte consecutive, nelle quali proprio la difesa l'ha fatta da padrona per noi.
quando è mancato Myers, ha fatto un buon esempio per Vildera, era un momento per noi molto positivo, c'era un mese e qualcosa e ci allenavamo tutti, quelli che c'erano chiaramente, Cappelletti no, però d'altronde non potevamo più avere, e quindi l'assenza di un giocatore per una partita, siamo riusciti a metterci una pezza, come facendo una partita e finire, se non sbaglio, 57-56 o 56-55. 58-56. 58-56, meno di 60 punti. Gli altri non erano una squadra che segnavano tanto, però ecco, diciamo che li facemmo segnare anche meno del dovuto. Noi non avevamo una delle nostre armi principali e quindi adattammo la nostra partita, però era un momento di forma e di fiducia anche nel lavoro che stavamo facendo, tale da poterci consentire anche un exploit del genere. La stessa cosa ricapitasse adesso, sinceramente non potrebbe avere lo stesso risultato, non per un avversario diverso, ma semplicemente perché non è un mese e mezzo e che ci alleniamo e abbiamo uno stato di convinzione, di forma e di un certo tipo. Poi, ora per concludere, quella di Casale fu anche la partita in cui per l'appunto Harrell concluse con 7 assist, esatto, se non mi sbaglio, e lì si fece vedere come poter adattare il suo gioco, se raddoppiato, se certo, vittima costante della squadra. Sì, esatto, soprattutto nel gioco a due con Vildera, ma insomma anche... sì, il KT ha avuto un altro problema, perché poi l'infortunio di Bucarelli per noi ha voluto dire... Praticamente, al di là del fatto che ci mancava un giocatore che difensivamente aveva una duttilità importante, nonostante l'età, una discreta intelligenza, sicuramente un'ottima fisicità. E ci ha voluto dire che non abbiamo un giocatore che può difendere una guardia, se non giocando con due playmaker e facendola difendere a saccaggi. Significa che RL in campo per 35 minuti deve difendere 30 minuti l'americano dell'altra squadra, quando gli altri non fanno la stessa cosa, cioè gli altri l'americano lo mettono contro magari Tavernari, che comunque deve difendergli un tiro piazzato e non sicuramente pick and roll l'uno contro uno, e quindi se lo fanno riposare lo usano in attacco. Invece KT, la cosa che mi piace sottolineare di lui è proprio l'attitudine che ha, quando lui ha preso tanti tiri e li ha sbagliati, è anche vero che doveva prendersi dei tiri in più lui, perché altrimenti diventava problematico. Quando è arrivato alla fine di una partita sfiancato, sinceramente non vedo come non potesse esserlo nel momento in cui gli veniva chiesto di marcare l'americano avversario, certo, sempre, di portare la palla perché, certo, mancava un playmaker piuttosto che quant'altro. Per cui in questo lui, visto che parlavamo di americani, è stato molto, molto duttile, si è adattato, e anzi un giocatore che secondo me ha un migliore impatto in una squadra più forte della nostra, cioè dove non deve essere per forza il giocatore impegnato. Domenica ha fatto 9 assist, questo è una cosa che lui sa fare benissimo. Allora, sono stato richiamato all'ordine della nostra regia perché stiamo sforando un po', allora è molto interessante, quindi ovviamente continuiamo tra pochissimo a parlare con il coach Giulio Griccioli, ad analizzare questa stagione e questa salvezza appunto ottenuta dalla Menzana, e poi ovviamente parleremo anche delle prossime 3 gare che aspettano appunto i biancoverdi, anche perché poi c'è ancora la possibilità di fare qualcosa in più. Ci fermiamo per una piccolissima pausa, Basket Forum torna tra poco, state con noi. Di nuovo insieme, amici sportivi di Radio Siena TV, seconda parte di Basket Forum, una puntata un po' speciale perché il nostro ospite d'onore, possiamo così chiamarlo questa sera, è il coach della Menzana Basket 1871, Giulio Griccioli, eccolo qua con noi, e lo stiamo già spremendo con tante notizie, con tante domande, sia io che il nostro Tommaso. Come detto in apertura, insomma, l'ultima gara disputata è quella della vittoria interna con Trapani. Giulio, una vittoria che intanto ha interrotto un ciclo di sconfitte, ma soprattutto perché vi ha dato questa salvezza matematica. Sì, io non credevo che la salvezza fosse a rischio, sinceramente, prima ancora della partita.
A noi ha pesato, questa è una cosa importante, il fatto di averla raggiunta sul campo, di essere matematicamente fuori da qualsiasi rischio. Noi ce l'avevamo comunque guadagnata prima, a noi pesava molto il fatto di subire anche in quest'ultimo periodo la frustrazione di continui infortuni che ci privavano di giocatori anche per le partite ufficiali e che per un modo in un modo o nell'altro ci avevano portato a inanellare un'altra serie di sconfitte. Noi a perdere, come tutti, non ci stiamo mai, certo. Però l'abbiamo sentita come una liberazione la partita di domenica, certo. Perché a volte avevamo giocato bene, avevamo perso, a volte avevamo giocato così e così e comunque c'è stato qualcosa che ce l'aveva fatta perdere alla fine. A volte avevamo giocato male, ma avevamo avuto la possibilità di vincere, ma l'avevamo persa comunque. Per cui ti entra lo scoramento in un periodo, dopo una stagione così lunga, difficile, perché è stata difficile, tutti lo sappiamo. Non la volevamo finire con una serie di sconfitte consecutive che nessuno di noi meritava, né i giocatori, né lo staff, né il pubblico, né la società. E quindi ci siamo messi lì e domenica ci siamo levati questo dente, che è un dente importante, ma non è l'ultimo che ci vorremmo togliere, anche se sappiamo che l'operazione per l'ultimo dente è un'operazione quasi a cuore aperto, però ecco, diciamo. Allora, proprio in base a questo vorrei guardare insieme la grafica della classifica attuale del campionato di basket di Serie A2, proprio per guardarla insieme al coach Griccioli, anche perché, e qui intanto mentre la vedremo continuiamo a parlare, perché appunto, come detto, ci sono adesso tre partite, poi vedremo anche il prossimo turno, e c'è ancora la possibilità a questo punto, a salvezza ottenuta, anche se appunto come ci hai detto, insomma, è stato una liberazione per voi, c'è la possibilità ancora, visto che la classifica corta, di ottenere qualcosa in più. Biella 42 punti, eccola qua, Tortona 38, Legnano 34, Virtus Roma 32, Agrigento 30, Latina e Treviglio 28, Eurobasket, Trapani, Menzana, Rieti e Cassale a 26, Ferentino 22, Reggio Calabria 18, Scafati 16, Agropoli 14. Allora Giulio, tre partite sicuramente non semplici, che però ci possono dare un'ulteriore soddisfazione. Sì, ti ripeto, noi non ne abbiamo neanche parlato di questa cosa, ma penso non ci sia bisogno, perché ti ripeto, abbiamo vissuto tutto quello che ci è capitato con grande frustrazione. Noi pensiamo che la nostra squadra, se ci fosse capitato semplicemente quello che capita un po' a tutti, adesso non sarebbe, cioè domenica probabilmente avrebbe vinto la partita, ma non sarebbe stata la partita della matematica salvezza, ma sarebbe probabilmente stata la partita dei matematici playoff. Crediamo che il nostro campionato, nel momento in cui noi siamo stati nei due frangenti del campionato al completo, nella possibilità di esprimersi, pur con due assetti completamente diversi e due modi di giocare parzialmente diversi, abbiamo dimostrato che valiamo sicuramente una delle prime 4-5 squadre. Per cui il fatto che non lo siamo adesso non dipende solo da noi. Crediamo anzi che la percentuale dell'imponderabile superi i nostri demeriti e di conseguenza sicuramente chiederemo a noi il massimo, perché vorremmo sorprendere per la terza, la quarta, non so quanta più ormai volta in questo campionato, e fare toglierci noi una soddisfazione personalmente, darla alla nostra società e darla soprattutto alla gente che, come dicevo prima, ci ha veramente capito, ha capito il nostro momento, ha capito la nostra squadra, ha capito quasi tutto, e di conseguenza si merita qualcosa in più, che comunque, a mio modesto avviso, è un grande risultato come quello di una salvezza acquisita a tre giornate dalla fine. Tommaso, lascio a te a questo punto una, insomma, analisi con il coach sul cammino da adesso alla fine.
Sì, ora, appena detto che non ne hanno parlato, ora non vorrei... Parliamone stasera. Io ho il calendario del campionato non intero, ma nella testa dalla prima giornata. Quindi... Ecco, ci siamo per fare una battuta. Il calendario da qui alla fine della regular season sicuramente per Siena è più complesso che per le altre quattro squadre con cui in questo momento condivide l'ottavo posto. Ottavo posto che per decidere chi appunto prenderà parte all'ultima posizione dei playoff, se il campionato finisse in questo momento ci vorrebbe la classifica avulsa, dicevamo. E in questo momento Siena è in vantaggio 2-0 con Casale, è in svantaggio per 2-0 negli scontri diretti con l'Eurobasket Roma, è 1-1 con la differenza canestri a favore con Trapani, 1-1 con la differenza canestri a sfavore con Rieti. E ha un calendario che la mette di fronte in trasferta prima a Tortona e poi a Biella, quindi le due squadre in testa al campionato, delle quali peraltro Tortona da quando è cominciato il 2017 in 12 partite disputate ne ha vinte 11 e quella che ha perso l'ha persa di 2 in casa di Biella, quindi in questo momento è un avversario assolutamente in salute, magari ne parleremo nel prosieguo. L'ultima giornata invece nel campo gioca in casa, torna in casa contro la Virtus Roma che occupa la quarta posizione. Le altre squadre hanno sicuramente un calendario più facile, ma abbiamo visto questa squadra capace, come diceva giustamente Giulio, di lottare e di sorprenderci più volte. Vediamo cosa saprà fare in queste ultime complicatissime partite. Ma io questi conti non l'ho fatti, in effetti, ha ragione lui. Io però penso che se noi vinciamo due partite su tre, che è molto complicato, chiaramente molto difficile, ma non impossibile, non è impossibile neanche vincerle tutte e tre, per cui voglio dire, tutto sta a vedere nelle condizioni in cui ci presentiamo alla partita, se siamo almeno in grado di combattere, certo, con tutti gli effettivi, certo. Però con due partite su tre poi i conti si faranno alla fine, dovessimo rimanere fuori per classifica avulsa, scontro diretto, pazienza, voglio dire, però il nostro lo faremo senz'altro. Anche perché, onore del vero, al sesto e al settimo posto ci sono Latina e Treviglio che sono solamente due punti avanti, quindi magari potrebbero anche essere loro risucchiate in questa lotta. È possibile, non so che partite abbiano, però è chiaro che in questo momento qua... Cioè mettersi a guardare, cioè sono talmente tante le possibilità. Anche lasci a noi questo compito, lo lasciamo. Comunque non hanno un calendario facilissimo, anche perché hanno lo scontro diretto fra di sé alla 29esima, poi nell'ultima Tortona Treviglio gioca con Tortona e la prossima invece gioca contro Legnano, che comunque sia è terza in classifica, quindi un'altra squadra in salute. Allora, io come promesso vorrei tornare un attimo indietro, perché prima quando parlavamo di Spirito Mezzana hai giustamente nominato a un certo punto anche il club. Non vogliamo assolutamente nasconderci dietro a un dito, ovviamente sappiamo benissimo quali sono state e sono tuttora le problematiche della Mezzana di quest'anno. Nelle tue parole mi è sembrato di cogliere un grande attaccamento alla Mezzana, alla tua città. Ecco, cosa secondo te dovrebbe fare Siena, diciamo intesa come Mezzana, per poter avere questo futuro di cui parlavamo prima? Ma le cose, chiaramente, chi sta lavorando, chi ha lavorato tutto l'anno, una delle cose, una fetta importante della torta è chiaramente quella di una sponsorizzazione, indubbiamente. Però è soltanto una fetta della torta, e la torta poi per riempirla tutta, scegli tra la tea, il cioccolato, la crema, ha bisogno di tante altre cose. Nelle altre cose, secondo me, e in questo voglio dire, visto l'impegno, secondo me può aiutare il fatto che possa arrivare o meno una sponsorizzazione, perché ti toglie comunque un problema che è visto dai più come il problema più grosso. La realtà dei fatti è che la fetta della sponsorizzazione è la fetta più piccola nel budget di una squadra, è una percentuale, ma se va bene perché hai un grosso sponsor hai il 20%
del budget che ti serve per sostenere una stagione, il resto dell'80% va in qualche modo colmato. E su questo secondo me noi possiamo lavorare molto meglio, e dobbiamo farlo, anche perché, ripeto, indipendentemente da quelli che sono gli obiettivi della mensana, mettiamo per un momento di essere in un anno nel quale noi ripartiamo, abbiamo uno sponsor, abbiamo un budget che più o meno è quello che avevamo quest'anno, quindi non possiamo chissà cosa ambire. Però per me la mensana non può essere, anche rimanendo 10 anni in A2, una società che fa, col massimo rispetto per tanti dei club che sopravvivono in questo campionato, che fa del vivere alla giornata il proprio modus operandi. Cioè la mezzana deve essere uno di quei 4-5 che ci sono, che è un'eccellenza, certo, in tante cose. Il fatto di avere un settore giovanile di un certo tipo è una cosa importante. Il fatto, voglio sperare che anche se io sono di Siena, questo non sminuisca il valore tecnico della mia figura, che prima di me ci fosse stato Ramagli, sia un segnale anche in questo senso, cioè il fatto di affidare la guida tecnica a degli allenatori che hanno un determinato passato. Sono tutte cose importanti secondo me, e vanno a investire su qualcosa di diverso, cioè poter avere programmazione per la quale serve indubbiamente denaro, ma serve anche una struttura, un'organizzazione di un certo tipo che ti permette di sopravvivere anche in momenti di difficoltà. Questa è una cosa che stanno provando, no? Cioè faccio il mio, ma già tanto se sto dietro a saccaggi, che stanno provando a ricostituire, che a causa anche di tutti i problemi che si sono creati per poi questa ricerca di sponsorizzazione ha subito secondo me dei freni. È lì che bisogna continuare a battere, perché quello ti dà la possibilità di superare la tempesta. È come avere un'imbarcazione che ha delle falle: se va il mare piatto vai, appena c'è la tempesta affondi. Noi bisogna avere un'imbarcazione solida, poi non sarà la barca che ti fa attraversare l'Atlantico, ma se ti trovi nell'Atlantico, cioè dall'altra parte ci arrivi, ok? Passi un periodo e poi un periodo brutto e poi ci arrivi. Questa secondo me è la cosa, e per distinguersi serve soltanto ricordarsi le cose che facevamo, chi eravamo, niente di più. Togliersi un po', perché prima si riparlava della città, no? Togliersi anche di dosso questo sta diventando secondo me una scusa da parte non di qualcuno della società, della città in generale, delle persone della città in generale, che le cose vanno male, certo, che c'era il Monte dei Paschi, ora non c'è più, cioè noi non si può continuare a cullarsi, certo, sul fatto che prima chissà chi eravamo e ora chi siamo. Probabilmente avremmo perso delle occasioni in quel momento, nulla queste, avremmo fatto degli errori tutti noi cittadini, che ci comandava chiunque. Adesso bisogna a rimboccarsi le maniche, perché qua se c'è una cosa che c'è sempre stata è sempre stato lo spirito delle persone che hanno di inventarsi le cose. Noi bisogna tornare a essere questo, gente con niente, certo, fa tantissimo. Punto. Cioè, beh, credo che questo sia un bello stimolo che molti avrebbero appunto bisogno, e questo sia anche un consiglio importante da ascoltare. Ultima battuta, hai detto che quando è stata costruita questa squadra, diciamo, è stata costruita cercando anche di avere una continuità eventuale futura, chiaro, sui giocatori. Ecco, per cosa serve da questo punto di vista? L'hai un po' detto, no? Sulla società, e quali sarebbero le basi per andare avanti. In questo caso, se ci fosse l'opportunità, anche tu, visto che sei un professionista e non sei ovviamente qui solo perché sei di Siena, chiaro, ma perché sei un professionista e quindi non puoi stare dietro ai sentimenti, continueresti questo percorso? Sicuramente. Noi, ti ripeto, viviamo il nostro lavoro sulla base di stimoli. Questi stimoli, tutti noi facciamo il lavoro perché lo stimolo sia l'avere la squadra più forte del campionato e giocare per vincere il campionato, vincere l'Eurolega, vincere l'NBA, l'anello e qualsiasi cosa. Però questo capita
a un allenatore per nazione e siamo in tanti, per cui gli stimoli devono essere, sono anche altri, e qua lo stimolo più grande non sarà probabilmente il fatto di poter allestire una squadra per vincere il campionato, ma sarà quello di riavere, spero, sulle maglie uno sponsor dopo due stagioni, di costruire con chi verrà e ha visto in noi qualcosa di importante da lì in avanti. Allora, questi sono stimoli in cui un allenatore si rivede e riesce a fare il proprio lavoro in una certa maniera. La squadra sarà un ulteriore stimolo, cioè avere, comunque probabilmente dovremo fare delle scommesse sempre, avere quindi il lavoro tecnico, che è la gran parte, sicuramente sì. Però, ripeto, svolgere la propria attività in una situazione di sopravvivenza non è molto stimolante. Devi trovare lo stimolo solo nell'aspetto tecnico, non sempre alla fortuna, anzi, a noi, voglio dire, qua, girerà. Questo è l'esempio proprio lampante. Sai, quando c'è questa sfiga, è chiaro, ti devi sempre inventare qualcosa di nuovo, però voglio dire, noi non abbiamo perso gli argomenti nonostante tutto quello che ci è capitato. Però è chiaro che Esatto, e da questo punto di vista avete dato abbastanza. Insomma. Penso di sì, ecco. Però non, credo che se intervisterai i nostri giocatori, loro sono andati sempre alla partita, certo, credendo che se facevano quello e lo facevano bene l'avrebbero vinta, anche quando, analizzando le forze in campo, fermandosi 3 minuti sarebbe stato abbastanza ovvio dire, cioè, questo ci sta raccontando delle balle. Certo, certo. E invece non è così. Assolutamente. Bene, io direi che siamo abbastanza vicini alla chiusura. Tommaso, visto che analizzi sempre il prossimo avversario, ti lascio due parole sulla prossima trasferta. Ricordiamo, sabato a Tortona alle 20:30, potete seguire ovviamente la diretta su Siena TV e su Radio Siena. Quindi lascio a te, visto che sei un esperto degli approfondimenti sulle squadre, di qualcosa sul prossimo avversario. Non esageriamo, gli esperti sono altri, diciamo che mi diletto nel guardare e cercare con ottimi risultati. Insomma. Sì. Comunque, niente, il prossimo avversario l'abbiamo già accennato, sicuramente è un avversario di tutto rispetto, in particolar modo visto che giustamente prima hai parlato della difesa, dei progressi fatti in difesa da un certo punto in poi della stagione. Abbiamo visto come Siena tendenzialmente difende forte, aggressiva sul pick and roll avversario, cercando di togliere il più possibile aria al palleggiatore. Mi chiedevo come si difende una squadra come Tortona, che ha nella coppia di guardie costituita da Glenn Cosey e da Phil Green due creatori di gioco per sé e per gli altri, due in grado di sia con il tiro da fuori che con le penetrazioni al ferro di attirare le difese avversarie su di sé, e soprattutto potendo contare anche su alcuni tiratori disseminati sul perimetro. Mi viene in mente anche un Luca Garri che qualche canestro da fuori gliel'abbiamo visto mettere anche su palcoscenici più importanti, nel senso di categorie più alte. Ecco, se hai pensato da un punto di vista difensivo come limitare questo tipo di minaccia. Non te lo dico, no, scherzo. No, chiaramente la preparazione è indubbiamente l'ideale, sarebbe poter essere aggressivi non solo nella metà campo. Sinceramente dobbiamo vedere le condizioni in cui siamo, perché le nostre scelte non vanno mai in generale, ma in una situazione ideale vanno solo contro l'avversario, ma chiaramente poi devono anche tenere conto di quelle che sono le nostre condizioni, per cui faccio un esempio: Myers non dovesse giocare, piuttosto che giocare al 40%, non credo di potergli chiedere di uscire su tutti i pick and roll facendo due scivolamenti aggressivi.
per cui dovremo un po' tararci sulla base di questo, cercando di ma non snaturare troppo. Abbiamo fatto peraltro con Trapani, arrivavamo in una situazione non bellissima, abbiamo scelto di fare delle scelte tattiche, avevamo in preparazione scelto di fare una cosa su Mace, sugli altri un'altra, Mace non c'era, abbiamo fatto solo l'altra, che per noi non era neanche naturale, però è comunque una difesa che durante l'anno qualche volta l'hai fatta. Le difese un allenatore se le prepara tutte, poi ne sceglie una, però la squadra deve riuscire a gestirle, a gestirne più di una, perché poi devi riuscire a cambiare anche durante una partita, non è che ti puoi inventare la difesa, io almeno non sono solito farlo, per cui è difficile da dire. Senz'altro sarà un lavoro grosso per gli esterni soprattutto, perché questi due giocatori sono due giocatori che sono potenzialmente due creatori di gioco, molto per se stessi ma anche per gli altri. Tortona è una squadra che gioca bene, una squadra che ha una fisionomia, ti ha detto 11 su 12, tra l'altro l'unica persa è una partita nella quale loro hanno molto recriminato per due o tre fischi dell'ultimo minuto che sostanzialmente gli hanno fatta perdere, per cui altrimenti sarebbero stati 12 su 12. Quindi squadra in fiducia, squadra che gioca bene, che non ha avuto grossi problemi durante l'anno tali da dover cambiare assetti o quant'altro, per cui è un avversario realmente molto scomodo per la mezzana di questo momento qui. Però queste intanto sono le immagini della gara di andata. La partita noi giocavamo veramente molto bene, Tortona cercò di speculare su qualcosa, noi onestamente venivamo dal brutto infortunio di Cappelletti, probabilmente quello colpì molto la squadra, e intanto vinse a Rieti una partita tenendola dura in un campo molto difficile, e poi sfoderò una delle migliori partite da un punto di vista offensivo senz'altro, ma in gran parte anche difensivo, della stagione, proprio a 3 giorni di distanza da quella amara partita di Rieti. Ricordo un grande Tavernari con 5 su 6 da 3 punti e 27 punti, appunto, quando dicevi che mancandoti Cappelletti... Sì, lui fece quella partita, poi in realtà... Non nelle partite successive non riuscì a ripetersi, poi dopo una partita e mezzo, perché giocavamo anche l'infrasettimana, si fece male Bucarelli e fece il playmaker Tavernari, quindi sì. Nel senso anche ingrato sotto certi punti di vista il compito che gli toccò, però questo era il nostro, quello fu uno dei periodi peggiori per noi, e quindi tutti si adattarono a fare qualcosa e onestamente non erano... Bene, allora siamo in chiusura di questa seconda parte di Basket Forum. Ovviamente vogliamo liberare il coach Giulio Griccioli. Io vi ricordo l'appuntamento della Menzana in programma per sabato alle 20:30 a Tortona. Poi ovviamente le altre due saranno un'ulteriore trasferta a Biella, quindi altro campo difficilissimo come detto, e poi l'ultima, che sarà l'ultima gara casalinga contro Roma. Quindi insomma un in bocca al lupo per queste ultime tre partite. Non credo che vogliamo aggiungere altro, credo che abbiamo già chiesto tutto, il possibile. Più o meno quasi tutto. Sì. Quasi tutto, direi che possiamo chiudere qua la seconda parte. Grazie per essere stato con noi. Tommaso resta ovviamente con noi perché parleremo di Virtus, parleremo di Costone e di Asciano, e poi ci sentiremo anche la rubrica del nostro Andrea Sguerri. È tutto per la seconda parte di Basket Forum, torniamo tra poco, restate con noi. Terza ed ultima parte di Basket Forum, ancora buonasera a tutti gli amici sportivi di Radio Siena TV. Abbiamo salutato il coach Giulio Griccioli, che è stato con noi per appunto questa puntata di questa sera. Tommaso, l'abbiamo spremuto un po' il coach, abbiamo chiesto diverse cose. L'abbiamo un po' spremuto, però come sempre Giulio non si è tirato indietro di parlare, proprio a 360 gradi, non solo della realtà della squadra, ma anche proprio
del contesto in generale, dal contesto societario, quindi di certo. Costruzione di un progetto solido nei prossimi anni, al contesto proprio cittadino di cui certo. Abbiamo visto. Beh, poi sinceramente non credo che sia stato semplice per lui, ma anche per tutto lo staff della Menzana, insomma, vivere quest'annata con sì, le voci, i problemi societari, poi tanti infortuni che hanno limitato un po' in qualche modo la squadra, che comunque ha fatto i miracoli, parliamoci chiaro. Sì, sicuramente si è resa protagonista fin qui di un buon campionato, pur con alti e bassi, come giustamente ha raccontato il coach. Una squadra che ha le idee piuttosto chiare, come abbiamo sentito, cioè quello di diventare una realtà che, indipendentemente dalla forza della squadra in se stessa da un punto di vista tecnico, sia in grado comunque sia di arrivare fino in fondo, nonostante tutte le varie vicissitudini, certo. Spesso negative, riguardanti l'infortunio o comunque qualsiasi problematica non dipenda direttamente da loro, che può capitare durante l'arco di un campionato. Bene, allora, chiusa la parentesi legata alla Menzana, andiamo a parlare della Virtus, della Sovrana Pulizie, che è stata sconfitta soli 3 punti in una difficilissima trasferta a Moncalieri. Prima di fare 2 parole con il nostro Tommaso, andiamo a sentirci l'intervista nel dopogara del coach Francesco Braccagni. Post partita di PMS Almag Moncalieri, Sovrana Pulizie, Virtus Siena, si è conclusa da pochi minuti la partita qui al Pala Ruffini di Torino con la vittoria della squadra locale per 62-59. Siamo con il coach della Virtus, Francesco Braccagni. Francesco, stasera veramente stava per succedere l'imprevisto, ovvero l'impresa della Virtus ci è andata veramente molto vicina sul parquet della capolista, 62-59, ad un tiro di distanza da espugnare il Pararuffini. Sì, abbiamo fatto una buona partita, sapevamo che era una partita quasi impossibile, però siamo stati bravi, abbiamo difeso forte per tutta la partita, abbiamo fatto un po' di fatica in attacco, questo lo sapevamo perché loro sono veramente enormi, ci mettevano in difficoltà sotto tutti i punti di vista, dagli esterni ai lunghi, quindi sapevamo e facevamo fatica, siamo stati bravi comunque a tenere loro intorno a 60 punti. In fondo, con un pizzico più di fortuna, e potevamo portare anche veramente a casa la partita importantissima. Purtroppo è andata male, dobbiamo prendere i lati positivi e rimboccarci le maniche per domenica prossima. Questa è la dimostrazione che la Virtus può giocare e provare a vincere anche fuori casa, perché fino a questo momento questo è stato probabilmente il punto debole della tua squadra, però se l'atteggiamento è questo anche nelle prossime trasferte, perché sappiamo che domenica c'è una gara difficilissima a San Miniato, c'è la possibilità di provare a compiere l'impresa. Sì, da una parte sono contento perché comunque l'atteggiamento stasera veramente avevamo avuto un atteggiamento diverso dalle ultime trasferte, e questo di questo sono contento, però per vincere in trasferta bisogna fare qualcosa di più, bisogna essere più determinati in certe situazioni, buttare dentro le cose più semplici, poi occorre veramente uno sforzo maggiore, e in queste partite qui dovremo cercare di farlo se ci vogliamo salvare. Domenica prossima San Miniato, 3 partite alla fine del regular season, le squadre sono praticamente tutte lì, perché anche stasera qualche risultato è stato favorevole alla tua squadra, servirà testa e tanta intensità e grinta. Sì, servirà testa fino all'ultima partita, perché anche l'ultima partita sarà determinante, quindi dovremo essere bravi a rimanere ancora per altre 3 settimane con questa concentrazione e questa determinazione, poi in fondo faremo conti. E questo era il coach della Sovrana Pulizie, Francesco Braccagni, un'impresa sfiorata quella a Moncalieri, per una squadra che comunque, insomma, dobbiamo dirlo Tommaso, quest'anno, nonostante appunto come abbiamo sottolineato più volte, si tratti di una squadra di non professionisti, tutto quello che vogliamo, una squadra di giovani, sta facendo vedere davvero grandi cose.
Sì, anche la Virtus sicuramente non manca ogni domenica di spremere ogni goccia di sudore su ogni campo dove va, ne è stato ad esempio l'ultima partita dove ha sfiorato l'impresa sul difficilissimo campo in realtà il Pala Ruffini di Torino, certo. Dove grazie alla grande difesa che è solita mettere in campo ha portato la squadra capolista, quindi quella che fino ad oggi ha dimostrato più di tutte nel suo campionato, l'ha portata fino al tiro finale, insomma, giocarsela fino al tiro finale. Grande partita nonostante gli acciacchi di Nasello, ottimo contributo anche da parte di Bianchi e Mirone, sicuramente Siena, anche la Virtus Siena ha di che gioire, se così possiamo dire, almeno da un punto di vista della prestazione. E queste sono appunto le immagini della gara che ovviamente potete vedere su Radio Siena TV. Andiamo avanti, parliamo del Costone, il Costone invece che viene da una vittoria casalinga contro Arezzo di un solo punto, ma comunque una vittoria importante. Sentiamo nel dopogara il coach Pierfrancesco Binella e anche Manetti, Lorenzo Manetti, che come ci ha anticipato la settimana scorsa Roberto Rosa, lascerà il Costone, ma in realtà lascerà Siena per un'esperienza all'estero. Vediamo. È stata dura, ma però ce l'abbiamo fatta. Sì, è stata dura sin dall'inizio, lo sapevamo, in fondo è stata ancora più dura da gestire perché stavamo rischiando di rimettere in piedi una partita che dal terzo quarto francamente ci aveva visto anche in vantaggio, un vantaggio importante. Lì ho fatto la scelta rischiosa di gestire la fatica di alcuni per non portarli diciamo così cotti alla fine, in virtù anche del margine di vantaggio che avevamo, quindi allargare un po' le rotazioni. Alla fine in qualche modo ha pagato, avevamo qualche problema di falli con giocatori rappresentativi per noi e di importanza offensiva, per cui abbiamo fatto un ottimo lavoro soprattutto difensivo contro una squadra fisica grossa con giocatori, specialmente uno Fratini, di enorme qualità, e l'abbiamo tenuto a 6 punti se non si considera il canestro che ha fatto da metà campo alla fine. Quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro difensivo su quello che avevamo pensato, preparato e organizzato, e devo dire che la vittoria è il coronamento di un lavoro settimanale molto valido. Però ancora non dà la certezza matematica della salvezza, visto i risultati delle altre. No, stasera se avessimo perso sarebbe stata certamente una situazione più problematica. Alla fine devo dire che questa situazione è un po' responsabilità nostra per quello che abbiamo perso per strada anche nel recente periodo, e per cui adesso siamo costretti a stare con la testa bassa. Stasera c'era un elemento in più di pressione perché giocando alle 8 conoscevamo i risultati, a parte Terranova che aveva giocato giovedì scorso con Asciano in casa, conoscevamo soprattutto il risultato di Pescia, quindi è stato un elemento di maggiore pressione. L'ho detto appositamente ai ragazzi nel discorso prepartita perché mi sembrava un elemento di maggiore motivazione il fatto che si dovesse fare ancora meglio, e anche, ripeto, contro questo pensiero, questo aspetto mentale che era un bel fardello, quindi motivo di maggiore soddisfazione, di solidità, di voglia di vincere questa partita per andare il prima possibile in sicurezza. Domenica prossima un'altra sfida importante in quel di Quarrata, che partita ti aspetti? Ma Quarrata è una squadra, probabilmente la squadra sorpresa del campionato in termini di continuità da neopromossa, gioca con l'ambizione dei playoff inaspettatamente, prima per lei e poi probabilmente anche per molti altri. In casa sua è difficilissimo vincere, credo che solo la Bronica abbia vinto in casa di Quarrata, quindi ci aspetta una partita durissima il cui pronostico appare abbastanza scontato. Sono contento dell'atteggiamento che abbiamo, sono convinto che andremo a fare la nostra partita, poi vedremo esattamente quello che succede. Dobbiamo cominciare a guardare anche il risultato degli altri, è importante anche quello, ci dobbiamo preparare oltre che con Quarrata per l'ultima partita in casa a Viareggio, che potrebbe essere ulteriormente decisiva. Manetti, che finisce qui la sua stagione, se ne va in Australia, cosa gli vuoi dire? Ma innanzitutto grazie per l'annata e grazie in generale, si assenterà per un lungo periodo, pensiamo che possa rientrare per la prossima stagione, però personalmente è una persona che
stimo tantissimo, che da ormai da 3 anni è qui con noi e fa un certo tipo ha un certo tipo di approccio, e per questo è come se fosse a noi da una vita. Anche quest'anno ci ha dato una grandissima mano, chiaramente perdiamo un elemento importante, sono anche convinto che gli altri siano in grado di sostituirlo degnamente, come hanno fatto nel recente periodo quando lui è stato infortunato. E niente, un abbraccio, un saluto, un ringraziamento. E questo era il coach Pierfrancesco Binella con l'analisi ovviamente di questa vittoria contro Arezzo. Visto che ce l'ha preannunciato, prima di parlare con il nostro Tommaso, ce lo sentiamo allora, visto che andrà a fare questa esperienza in Australia, Lorenzo Manetti. Lorenzo Manetti, la tua ultima partita di questa stagione, perché poi partirai per un viaggio. Sì, ora un viaggio, mi sembra, se no vado in vacanza. No, provo un'esperienza fuori per cercare di ampliare le mie conoscenze, sia da studente, cercando di imparare una lingua nuova, e magari anche cercando di fare un lavoro che non guasta per imparare qualcosa. Allora, facciamo un bilancio di questa stagione. Che stagione è stata? Un bilancio è un po' presto, aspettiamo altri 20 giorni, ci sono anche altre 2 partite, vincendo oggi ci siamo messi un po' più al riparo, però dagli altri campi non arrivano mai buone notizie, quindi ancora si pensava che fosse fatta vincendo oggi, in realtà dagli altri campi non si preventivava una vittoria di certe squadre, quindi ancora non ci siamo, però se si continua a giocare in questo modo, nelle ultime 3 non credo dobbiamo temere, però ancora teniamo duro. Io da lontano farò il tifo e seguirò quotidianamente quello che avviene qui dentro. Ci sono tanti amici su Radio Senna TV che ti stanno guardando, che ti stanno seguendo. Mandagli un saluto a queste persone. Buon proseguimento, buona estate a tutti e sempre forza Ostone. E questo era Lorenzo Manetti, al quale facciamo ovviamente l'in bocca al lupo per questa esperienza in Australia. Sempre parlando di Serie C Silver, c'è Lasciano, la squadra di coach Filippo Franceschini, che in questa giornata ha perso per 80-62 a San Giovanni Valdarno. Con questo si conclude l'appuntamento con tutto il basket senese. È il momento tra pochissimo di sentirci anche la rubrica del nostro Andrea Sguerri, anche perché la settimana scorsa ci ha lasciato un po' in sospeso Tommaso, e quindi vogliamo sentire come va a finire la storia di questa banda di matti, chiamiamola così. Prima di concludere ricordiamo che questo fine settimana c'è anche un appuntamento con il Basket Wisp. Sì, venerdì prossimo alle 21:45 nel palazzetto alla Colonna di San Marco, di cui ora mi sfugge il nome, si disputerà la finale del campionato provinciale di Wisp, che vedrà impegnata la squadra dove teoricamente militerei anch'io, anche se sono stato un po' infortunato e assente in questo periodo, ovvero la Balzana, contro il Fomenta, una sfida che ormai si ripete da qualche anno su questo palcoscenico. Pronostico? Pronostico, vinceremo, credo, probabilmente noi, ecco, a meno di grosse sorprese. Non avevo dubbi. Bene, allora siamo in chiusura, come detto vi lascio al nostro Andrea Sguerri con la rubrica Basket e Cultura, Basket e Cultura, che riprende appunto quello che ci ha lanciato la settimana scorsa. Basket Forum finisce qui, l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Buon basket a tutti e bentornati. Ci siamo lasciati la scorsa settimana in quel di Boston con la tavola tutta bella apparecchiata per un'annata che risulterà di fatto memorabile, e con dall'altra parte l'imperatore Adriano che attraverso l'invenzione dell'autrice francese Marguerite Yourcenar consiglia il nipote adottivo Marco Aurelio su quali siano le strade migliori per conquistare i propri obiettivi nella vita. Consigli che, a dire il vero, sembrerebbero servire molto anche alla truppa di Doc Rivers per far finalmente godere come si deve una città come Boston, che sta aspettando una finale assoluta ormai da 21 anni, tanto quanto ci vuole in America per raggiungere la maggiore età e molto di più di quelli che ci vogliono per esempio per sparare. Ma nella città del Massachusetts non ci sono solo le pietre angolari che compongono il palazzo dei Celtics, cioè quei Big Three, Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett, di cui già dicevamo. Ci sono anche tutti gli altri mattoni che
tengono sulla baracca e che fanno sì che gli spettatori possano bearsi dei gesti atletici dei tre di cui sopra. Tra gli altri, oltre a già citato Rajon Rondo che sale forte in acqua 6 per la palma di futuro leader dei Celtics, ci sono alcuni personaggi che non possiamo non ricordare. Uno per esempio è Kendrick Perkins, 120 kg di genuina potenza texana che ai Celtics in qualche modo riescono a sgrezzare come farebbe Michelangelo con una delle sue celeberrime sculture, cioè togliendo il più e lasciando solo la sostanza. Ecco, a proposito, Adriano ci ricorda spesso l'importanza della sostanza che le nostre azioni devono avere, non vacuità, non inconsistenza, ma sostanza. E a fare il reparto lunghi di quella stagione c'è proprio Capitan Sostanza Glenn Big Baby Davis, che quando gioca in coppia con Garnett fa un po' l'effetto di olio con stellio, ma che di consistenza con quel colpaccione ne porta davvero tanta. Fra gli esterni, come non citare il sempiterno Sam Cassell, che da bravo uomo con la valigia si trova a Boston al punto giusto, nel momento giusto, e poi James Posey, che pensa bene di bucare le retine con triple al fulmicotone in momenti decisivi, tra l'altro, delle partite, quando il coetaneo Pierce è in panchina a rifiatare e a tirare un attimo le somme della situazione. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo, dice Adriano guardando la sua Roma, e sembra proprio lo stesso pensiero che Danny Ainge, che alla fine di quell'anno verrà eletto come miglior general manager della NBA, matura in sé vedendo una Boston in apnea di successi e proveniente da una delle stagioni più negative di sempre. Adriano ci viene descritto come un uomo eclettico, poliedrico, un uomo che fa della sua sete di conoscenza la benzina per muoversi in avanti. Proprio ciò che serve a Boston, conoscere i propri avversari e stringersi in un gruppo unito come un pugno, al grido di quel Lubuntu che, come ricordavamo la settimana scorsa, sta a significare essere una sola sostanza in campo, tra compagni. La stagione inizia alla grande e continua alla grande. Boston gioca, difende, dà spettacolo, incutendo rispetto in tutte le arene d'America. Per Adriano i viaggi lungo l'impero sono stati una costante della sua vita, sempre in movimento per necessità o per curiosità. E anche per i Celtics, la lunga strada che porta ai playoff e i continui viaggi a cui una squadra NBA di fatto è costretta, si trasformano in un'occasione per rafforzare ancora di più il gruppo, che diventa un agglomerato patex mille chiodi, instrigabile. I Celtics chiuderanno la stagione regolare con un 66 vinte e 16 perse, record di sempre come squadra più migliorata rispetto alla stagione precedente. E siamo poi ai playoff. Già il primo atto, quello contro gli Atlanta Hawks, è molto più duro di quanto non si poteva pronosticare. Boston la spunta ma solo in 7 partite, vincendo le 4 in casa. È quello il momento, forse, in cui la squadra capisce che ci vuole ancora un passo per essere perfetti. Bisogna iniziare a ragionare come un cervello solo, a parlare come una voce sola, ad essere un tutt'uno. Ecco, definire il romanzo della Yourcenar come una lunga lettera è assai riduttivo. Si tratta più che altro di un monologo interiore, di un'autobiografia intima che, descrivendo un uomo, riesce a descrivere tutto un mondo. Ed è la stessa sensazione che si ha guardando quei Celtics, che si muovono come una squadra ma sembrano davvero un tutt'uno, e con il loro modo di giocare di fatto portano in campo un'intera filosofia. Al secondo turno c'è Cleveland, la squadra di colui che sta per diventare The Chosen One, il prescelto, LeBron James. Ancora lo stesso copione: se fuori casa si balbetta, dentro al Boston Garden è un vero e proprio fortino inespugnabile, e lì si costruiscono le vittorie che portano ancora una volta al 4-3 per i Celtics. Ci penserà poi Detroit in gara 2 della serie successiva a testare l'Ubuntu e a testare i nervi dei Celtics, vincendo al Boston Garden con una prova magistrale di Rip Hamilton, Chauncey Billups e di quel genio di Rasheed Wallace che tra l'altro sta per approdare in casa Celtics. La reazione è lì tutta da vedere. Boston va al Palace of O'Bonnell a Detroit e si riprende il break per poi accelerare e chiudere definitivamente la serie in 6 partite.
e siamo alla finale. Non poteva esserci scontro migliore, avversario migliore o peggiore, a seconda di quale sia la sponda del fiume da cui si guarda, di quei Lakers che rappresentano il vero e proprio nemico di sempre per Boston. È chiaro che la sceneggiatura sembra incompleta senza poi il colpo di scena finale, e di fatto il colpo di scena c'è, ovviamente. Pierce, il capitano, è costretto già in gara 1 a uscire con un ginocchio in fiamme, lasciando a tutti nel dubbio se rientrerà o meno. Rientra, e mentre il 24 in giallo-viola Kobe impazza, segna delle triple decisive che risulteranno poi fondamentali per portare a casa gara 1, e lì sembra già la serie avere un definito indirizzo, che viene definitivamente confermato dall'esito di gara 4. Boston a un certo punto è sotto di 24 lunghezze, ironia della sorte il 24 sta facendo follie dall'altra, da tutte e due le parti del campo con i Lakers, e sembra ormai la partita destinata ad avere un padrone. Invece la rimonta è inesorabile, lenta ma inesorabile, con Pierce messo su Bryant in difesa, Allen a martellare dall'angolo, e con Garnett che porta a scuola per una volta Pau Gasol, insegnandogli cosa voglia dire la parola aggressività. Gara vinta in recupero, e lì i Celtic danno una spallata decisiva alla serie, che si concluderà sul 4-2 in un Boston Garden stracolmo tra sudante emozione e intrepidante attesa da 22 anni. Costruire significa collaborare con la terra, imprimere il segno dell'uomo su un paesaggio che ne resterà modificato per sempre, diceva la Yuzhenar per bocca di Adriano. Ed è proprio così. Le immagini di quella Boston restano impresse per davvero. L'Ubuntu ce l'ha fatta.